tema che, anche se infuria la polemica referendaria, è un tema molto importante che riguarda tutto il Paese, quello dell'immigrazione e del fatto che spesso l'Italia, che si trova in prima linea ad accogliere, non è in grado di farlo. Guardate. È stata una nottata molto difficile, ci raccontano questi ragazzi siriani. Ci hanno lasciato al freddo, proprio come animali. A Cagliari, 1250 migranti arrivati giovedì non hanno trovato né un letto né una coperta. Per loro nell'isola non ci sono più posti liberi e i 950 sono rimasti per 2 giorni a bordo della nave spagnola che prima li ha salvati vicino alla Libia e poi li ha portati fino in Sardegna. E ci troviamo, come avete visto, una situazione drammatica ora, perché non ci sono posti, i comuni dicono che non hanno nessun posto. Sul ponte del pattugliatore della Guardia Civile in centinaia hanno dormito così, avvolti in una busta di plastica arancione, al freddo, tutti scalzi, uno accanto all'altro, costretti a fare i bisogni su questo bidone di plastica. Qualcuno, dopo poche ore, è finito al pronto soccorso per assideramento. Questa cosa è inaccettabile. Già in passato abbiamo assistito a scene di migranti fatti dormire per terra nella nostra caserma, ci siamo scagliati contro un sistema che era andato in tilt all'epoca e ci scagliamo anche contro questa politica sbagliata che ha portato a una situazione veramente ignobile. Se non si trovano i posti c'è la difficoltà a farli scendere, per farli andare dove? Per farli dormire in piazza non è possibile. La nave spagnola Rio Segura è dovuta ripartire per riprendere la sua missione a largo di Lampedusa e i migranti sono stati trasferiti in questa sorta di accampamento allestito dalla protezione civile all'interno del porto. Questo che vedete è il terminal crociere, una struttura che non è mai stata utilizzata per accogliere i turisti e che diventerà un dormitorio per i migranti che non hanno trovato ancora sistemazione nelle case di accoglienza. Da mesi la prefettura di Cagliari pubblica bandi che non raccolgono adesioni, nessuno è disposto a offrire ospitalità e le case di accoglienza sparse nell'isola sono tutte al collasso. Mi rivolgo un appello a tutti quanti ancora se ci possono segnalare delle strutture dove possiamo accoglierli. Siamo alla ricerca ancora di posti. Le stanno mettendo un posto nelle strutture non agibili e questo è inaccettabile. La situazione è drammatica. Che effetto le ha fatto vedere i migranti dormire al freddo sulla nave? Mi viene in mente un'idea, forse una nave confortevole di quelle che sono ferme o della Tirrenia o di qualche altra compagnia, almeno per le visite mediche, le fotosegnalazioni, probabilmente sarebbe un segno di grande civiltà.